Vincenzo Bark, orgoglioso di una bella vittoria che so che vuoi condividere o dedicare a qualche persona cara. Assolutamente sì, oggi mi ritrovo vicino a due giovani campioni che mi hanno dato filo da torcere per tutto il campionato, per tutto il challenge regionale. Di cui ne vado orgoglioso perché oltre ad essere dei bravi ragazzi sono pure dei miei amici. E oggi a San Matello c'è questo primo posto e questa vittoria la dedico proprio al loro papà, che è un carissimo amico mio e che ora in questo istante magari ci sta guardando da una camera di ospedale perché ha avuto un piccolo intervento e speriamo di avercelo prima possibile qui con noi. Un abbraccio e un bacione Michele e complimenti che hai dei figli d'oro che comunque mi fanno sudare, ma sudare, sudare. E secondo me non è finita qua per loro due. Lo so. Bene, salutiamo Michele. Ciao Michele, un abbraccio. Andiamo alla classe 1004, terza alle fotocellule, la numero 81, Michela Puntorieri. Con la grinta di sempre e con la dedica speciale a papà Michele che si sta prontamente rimettendo, le sue condizioni fisiche sempre migliori. Un saluto a Michele ovviamente. Un podio per due terzi in famiglia, resta dove sei Michela per la foto di rito, mannaggia non avere fretta, guarda che bella postazione che abbiamo fatto. Secondo agli scacchi il numero 85, Giovanni Puntorieri. Due terzi del podio occupato da questa famiglia da corsa. Vince il numero 82, Vincenzo Barca. Il nostro avvocato da competizione, la sfida se l'è presa tutta e l'ha anche vinta oggi, quindi bravo, bravo davvero. Avvocato di causa, assolutamente sì, un augurio che ci sentiamo di condividere, forza Michele, forza Michele. Classe 1006 ovviamente sempre.